E che cosa hai imparato? Che cosa stai imparando dalla vita, Alberto? Guarda, io ho imparato che, a parte le cose del mio lavoro, naturalmente, che ogni persona è una miniera di cose da scoprire. Anche le persone che apparentemente sono più ignoranti ti arricchiscono sempre. Credo che questo sia anche un po' un modo di vivere bene, perché io non ho mai litigato con le persone. In redazione non ho mai alzato la voce. Trovo che ogni persona ha qualche cosa da fare, da dire bene. Bisogna metterlo nella situazione giusta. Questo mi è servito anche nella divulgazione, perché tu devi metterti nei panni delle persone con le quali hai un rapporto o verso le quali devi spiegare delle cose. Credo che quello... C'è molta gente che non è interessata a questo. Guarda, ci sono persone, che non cito, ma ben conosciute, di altissimo livello. Quando parli con loro non ti chiedono mai niente, sei tu che devi fare domande. Io invece mi interesso alle persone, perché mi arricchisco con loro. Ed è tipico per persone che poi parlano anche di cose loro, spesso per metterti un po' in difficoltà, per farti sentire ignorato. Ecco, e questo è sbagliato nella vita proprio, oltre che nel lavoro e nei rapporti. Io ho amicizie con tutti. Cerco di capire gli altri, di mettermi nei loro panni. No, lei a casa, dico, come papà? È stato severo, rigido, serafico come così, come quando parla? Ha mai urlato? L'ha mai messo in punizione? Rigido sui valori, molto aperto invece sulle vocazioni personali. Ognuno deve essere... Guai se uno fa una cosa per la quale non ha vocazione. Io l'ho visto nel mio caso. Non avrei mai voluto fare l'ingegnere. Forse ho torto collo, sarei stato obbligato a farlo, ma ho trovato altre occasioni, mi sono lanciato in un'altra direzione e non me ne pento. Ti capita di metterti al pianoforte? Se continuo. Sai, quella roba lì è proprio come, uno può dire lobby, ma non è lobby. Io, quando posso, smetto. Io non navigo sulla tastiera del computer, ma su quella del pianoforte. E quando sei, diciamo, il pezzo automatico, che ti viene proprio automaticamente, quando sei pensieroso, cioè, c'è un pezzo tuo? No, guarda, la cosa bella, quando tu arrivi a un livello importante come ero arrivato io, adesso ormai è passato tanto tempo, tu non pensi dove mettere le mani. È come guidare. Vanno tu quando guidi non è che dici devo premere questo pedale. No, vai in quella direzione, tutto il resto è tu. Tu pensi di fare una cosa e la suoni. Cioè, come se il pianoforte suonasse te. Esatto. È lui che suona, tu pensi quello che dovrebbe suonare, lui suona. Gli metti l'idea. E allora questo è esattamente gratificante. Cioè, devo dire che sto tentando di fare un disco, perché vorrei lasciare comunque traccia di questa tante ore passate. Certo. Sai, c'è anche da dire una cosa, se qualcuno suona bene il pianoforte, vuol dire che ha rinunciato a tantissime cose per mettersi lì a studiare il pianoforte. No, io penso, per esempio, le persone che vanno in montagna, per me sono già delle persone affidabili, perché fanno un tipo di attività per loro gratificazione che è difficile, faticosissimo. Di responsabilità, di intelligenza. Nessuno è lì a applaudirti. Di umiltà anche, perché in fondo la montagna è più forte. Ti dedichi tanto tempo a questo. Cioè, è una dimostrazione di un carattere. E secondo me anche chi suona bene il pianoforte vuol dire che ha rinunciato ad andare in giro a far danni.
Lei cosa pensa degli italiani di oggi e soprattutto dei giovani italiani? Quello che i giovani di oggi hanno è che hanno perso in parte la speranza che avevamo noi. Quando io avevo la loro età, nel dopoguerra, sì, era molto difficile ancora la vita, ma si sapeva che il giorno dopo sarebbe stato meglio. Qui l'impressione è che il giorno dopo ci sia una crisi che arriva e quello dopo ancora una crisi ancora peggiore. Credo che sia questo un po' che avvelena sia i giovani che gli adulti. Ci sono tante intelligenze, ma manca un'intelligenza di sistema, cioè la capacità di mettere insieme queste intelligenze e farle fruttare. Sarà una settimana dove tutti ti festeggeranno. Tu hai detto anche che si potrebbe arrivare a vivere 200 anni. Sì, io vorrei arrivare a 200 anni. Però? Ma in motocicletta e con una bionda sul sellino postale. Guarda però che al di là della battuta è un po' vero, perché si vive fin quando si riesce a essere vivi, certo. quando si hanno progetti, quando si ha un'attività, quando si gode ancora della vita, che è una cosa bellissima. Hai assolutamente ragione. E poi effettivamente, se per ognuno c'è il conto alla rovescia. È difficile uscire da questa affermazione, però riguarda tutti, quindi ne siamo consapevoli, anche se insomma. Guarda, tu arrivi a quest'età, tutti gli amici, i colleghi che sono rimasti indietro. Quindi è una cosa un po' triste, però bisogna reagire. Io, guarda, per natura sono sempre stato positivo. Tu hai tantissimi progetti anche. Io sto facendo un sacco di cose.